Sentendo la bella relazione di Daniela, io la prego di mandarmela, mi sono reso conto che, avendo avuto nell'ultimo periodo l'avventura di andare in giro come un matto, mi devo ripetere a studiare, non posso assolutamente rispondere alle domande a orecchio, non mi sembra serio, vengono poste domande molto impegnative, anche come si usa dire, discontinuità rispetto al lavoro fatto. Oggi Ugo dice non è più il metodo della Commissione Rodotà, che era un'appendice delle istituzioni, un'altra cosa, probabilmente, anzi certamente è vero, ma che cosa questo significhi io non lo so sinceramente, ci devo pensare, perché ci sono due domande che io voglio porre. Come usiamo la Costituzione? Questo è un passaggio essenziale, perché fino a questo momento io ho visto una grande capacità trasformativa della logica dei beni comuni rispetto alle istituzioni tradizionali. La riscoperta di un inciso dell'articolo 43, adesso mi prendo anche qualche minuscola primogenitura durante la discussione sui quesiti referendari, è un esempio di tutto questo. Il modo in cui sono state riaperte le discussioni su accesso e funzione sociale nell'articolo 42 sono anch'essi degli esempi importanti. Allora, questo pone un problema, io lo dico molto semplicemente, come vogliamo usare la Costituzione? Perché c'è espresso in modo molto netto in questo periodo, da parte di alcuni, di molti, di pochi, non lo so, non mi interessa, ma sono tesi che entrano legittimamente nella discussione che ci interessa, anche la tesi che ormai la Costituzione è un ferro vecchio, è stata massacrata dalle pratiche di questi anni, è stata cancellata dal modus operandi dell'Unione Europea, quindi o siamo imbecilli o siamo ciechi se continuiamo a usare la Costituzione come forte riferimento politico. Io sono dell'opinione esattamente opposta, la vorrei articolare un po' meglio e per questo mi prendo quella che si chiama una pausa di riflessione. Però dichiaro esplicitamente che se si insiste troppo su questo pedale, noi rischiamo di privarci dell'unico vero strumento politico di lotta politica che abbiamo in questo momento. C'è poco da fare e non è uno strumento di lotta politica elitaria, perché non solo io posso citare, ma non è una cosa di oggi, che io ho ripetuto mille volte, che dalla fine dalla seconda metà del 2010 fino al referendum c'è stata un'impressionante scoperta collettiva della Costituzione, non solo come fonte di patriottismo costituzionale, ma come strumento di lotta politica. E su questo vogliamo riflettere. Diciamo che questa è stata una parentesi che si è chiusa. È possibile. Però, primo, ci voglio riflettere personalmente, e questo penso che sia un tema di discussione comune. In tema di parentesi, voglio esprimere una mia preoccupazione, e cioè l'enfasi o la retorica dei beni comuni può anche far giocarci qualche scherzo, perché c'è tutta una maniera, non solo italiana, con Ugo siamo stati a Berlino a una grande conferenza internazionale sui beni comuni, lui poi è dovuto scappare via, io me la sono sentita fino in fondo, c'è fortissima, io la chiamo una regressione alla premodernità, anche con qualche lietezza. Bellissimo, si chiude questa parentesi illuminista, proprietaria, borghese, e approdiamo a che cosa? Alla premodernità, in qualche caso. Il neomedievalismo istituzionale del mondo senza centro, del mondo fatto di comunità che possono entrare in conflitto, che possono escludersi reciprocamente, che piace molto a tanti teorici della rete, per esempio a Manuel Castells, che dice ormai il mondo è senza centro, non facciamoci illusioni di possibilità di ricomposizione. Questo è un interrogativo che io pongo, perché c'è questo rischio di regredire a forme proprietarie premoderne. Attenzione,
mentre qui c'è un problema di reinvenzione delle logiche del rapporto tra persone e beni che va molto al di là di quello che avveniva allora. Perché se noi studiamo molte vicende, anche quelle riguardanti tutte le forme di proprietà comune o collettiva che c'erano allora, non tutte sono esempi da come dire, riproporre in questo momento. E la mia ultima considerazione, vedete, è tutta molto rivolta a me in primo luogo, ed è una domanda di nuovo: che vuol dire la democrazia dei beni comuni? Io fino a un certo punto questo discorso lo capisco, da un certo punto in poi lo capisco meno, non è che dico che non lo capisco o lo respingo. Che cos'è? È una forma di democrazia che ha l'unico suo riferimento nei beni comuni? Questa è una domanda, perché è importante. La democrazia si costruisce solo attraverso i beni comuni. E tutto questo si porta dietro, per esempio, la chiusura di una parentesi più lunga, che è quella della democrazia rappresentativa. Io penso che la democrazia rappresentativa non possa essere messa da parte con un gesto un po' sbrigativo, perché in questo momento noi stiamo vivendo molte discontinuità, ma anche molte continuità sulle quali dobbiamo riflettere. Io mi sono preso qualche rimprovero perché avevo detto che la stessa rete non rappresenta una discontinuità, perché discorso che ho fatto in epoca non sospetta, lo voglio dire, questo discorso lo facevo già negli anni, alla fine degli anni 90, la rete è un grande catalizzatore, ha avuto un effetto rispetto ai media freddi o ai media unidirezionali, cioè la televisione, che aveva svuotato le piazze, di riempirle. Ma se voi esaminate, io lo dicevo esaminando la prima campagna elettorale di Obama, dicendo Obama ha operato qualcosa di politicamente molto significativo, perché ha fatto venir meno la contrapposizione frontale, allora la situazione era un po' meno evoluta di oggi, tra la sfera della democrazia rappresentativa e la blogsfera, che si contrapponevano, tanto che ogni anno c'era, non mi ricordo dove, una conferenza dei bloggers americani dove andavano in processione i politici implorando la loro attenzione, parlate bene di noi sul web, o secondo una vecchia logica, parlate di noi, parlatene male, ma parlatene. E lui ha fatto una grande operazione. Grande operazione politica, una grande operazione culturale, non voglio dire ha riconciliato la sfera della democrazia rappresentativa e la sfera della democrazia digitale, ma innestato e aperto una serie di canali di comunicazione, per cui l'una per il momento, poi io non so nel periodo medio che cosa accadrà, ma in questo momento c'è uno strumento di reciproca legittimazione e rigenerazione. Questo è un problema molto importante. Io vedo come schematiche tutte le discussioni democrazia diretta contro democrazia rappresentativa, perché non so qual è il modello di riferimento della democrazia diretta. Non è certamente la democrazia di Atene, che è una democrazia di poche persone, senza donne, senza i meteci, senza gli schiavi, che non decideva sui magistrati, che non decideva sui generali, cioè non aveva potere sulla giustizia e sulla guerra. Quindi teniamola lontana, è una bellissima cosa. Come non vedo neanche il modello della democrazia islandese, perché non facciamo il riferimento, in Islanda hanno approvato una Costituzione attraverso la rete, perché non è così. Primo perché sono 300.000 persone, lo possiamo fare in un quartiere di Roma, ci sono tante piattaforme importanti che si stanno studiando in questo momento, e io voglio rendere merito a una istituzione che è il Servizio Informatico del Senato, che tra poco pubblicherà una straordinaria ricognizione delle piattaforme. Le piattaforme non sono Facebook e gli altri, o Twitter, quelli sono dei media in cui noi facciamo mille cose, facciamo amicizia, scambiamo, sono pezzi di mercato, ritroviamo i compagni di scuola, poi
capita pure che lo usiamo per la politica, ma oggi dobbiamo riflettere sui media civici come strumento di creazione, allora anche di comunità. È un problema molto delicato, ma è una cosa diversa. Allora io penso, anche il discorso, la Costituzione islandese, quel processo si è fermato. Io a Berlino ho parlato con un deputato islandese che ha detto: per carità, non prendeteci troppo sul serio, questo è, studiate quello che abbiamo fatto, ma non prendeteci troppo sul serio. Allora io, scusate se sono andato, come si diceva, a scuola un po' fuori tema, però sono i miei problemi in questo momento che derivano dal fatto che nell'ultimo periodo ho chiacchierato molto e studiato poco.